complesso di San Martino in Trignano, all'interno del comune di Spoleto, in particolar modo dell'Istituto Comprensivo Spoleto 1. È una scuola apparentemente piccola, è un totale di 50 alunni e con 4 classi. Non abbiamo la classe prima come singola classe, ma è insieme alla classe seconda e formando una pluriclasse. Tutte le altre classi sono comunque numeri molto piccoli, perché si aggirano tra i 9 e i 12 alunni per classe. In classe prima abbiamo un bambino disabile che ha un insegnante di sostegno e viene seguito in una didattica ovviamente personalizzata. All'interno del bando ci siamo entrati così, cercando di trovare le attività più interessanti e più coinvolgenti possibili, sia come attività curricolari, dalla lingua italiana alla matematica, le scienze, ma anche attività extra, come ad esempio il teatro. Ha un esperto di teatro che svolge con loro un'attività di 6 mesi di avviamento ovviamente all'attività teatrale tramite giochi, tramite piccole drammatizzazioni fino alla rappresentazione finale, proprio per cercare di rendere partecipi e di far amare la scuola il più possibile, proprio perché collocata fuori dal contesto cittadino spoletino, collocata in periferia, le attività, diciamo, di interesse non sono molte, quindi nella scuola i ragazzi riversano maggior parte del loro tempo, proprio perché questa poi è una scuola a tempo pieno, un funzionamento dalle 8 alle 16. Oggi faremo la prima pagina del giornale e il titolo è La cronaca di San Martino. Siamo organizzati in cronaca nera, cronaca rosa, poi abbiamo lo spettacolo, la cronaca locale. Quindi, avendo visto insomma questo modo di lavorare, modo di lavorare delle insegnanti, ho proposto di partecipare al bando. È stato proposto proprio la didattica della matematica fatta attraverso il corpo, perché proprio sperimentando con attività quotidiane si riesce meglio a mettere in pratica diciamo un'attività che è estremamente razionale e difficile da comprendere in un'età così piccola. Ovviamente abbiamo presentato il progetto teatro e poi abbiamo presentato come ultimo progetto un progetto esterno proposto da una fondazione Onlus sulle dinamiche gestionali del gruppo e in particolar modo la gestione della rabbia. Abbiamo partecipato ad un corso di formazione e ci siamo chiesti se un progetto del genere poteva essere adatto alle nostre classi, e così, visto che nonostante siano classi piccole, sono anche classi a volte problematiche e di difficile gestione, ci siamo detti che poteva essere un progetto adatto a noi. Il traguardo di Veronica qual era? Questo è il traguardo di Veronica, è bello. Dire più agli altri quello che devono fare. Quello che devono fare, cercare di essere più un'amica che un po' una bacchettona, no? Sei riuscita? Sì. È stato difficile questo tipo di allenamento? Sì. Sì, perché è più forte di te riuscire a sì. Dire agli altri quello che devono o non devono fare, vero? Vai a coppia con mia madre. È facendo l'attività, vivendo quell'esperienza che sicuramente riescono a mantenerla di più e riescono a ricordarla. E che cosa state riproducendo? Il chiamo lavoro di un artista. Di un artista che si chiamava, perché adesso non c'è più. Come si chiamava? Chi se lo ricorda? Candischi. Bravo Lorenzo, Candischi.
creare una pagina di storia è sicuramente più difficile, a mio avviso, che andare a vedere effettivamente dove si va a scavare un reperto, dove si va a ritrovare il lavoro dell'archeologo. L'esempio che faccio è, l'abbiamo fatto poche settimane fa con un archeologo che è venuto in classe, che poi ci ha portato nel posto dello scavo, ci ha fatto vedere come si ritrova. E quell'attività sì, l'abbiamo letta sui libri, ma farla a loro è rimasta sicuramente di più. Magari in rete con altre scuole che possano fare attività simili alle nostre o anche totalmente diverse, per poter scambiare le nostre buone pratiche. Non dobbiamo mai scordare che la motivazione è la loro spinta per poter continuare a dire che è bella la scuola.